Cari amici del Dome, buongiorno, benvenuti o bentrovati sul canale. Buona domenica mattina a tutti quanti voi. Oggi per la rubrica Dome Animati vi parlerò per l'ennesima volta di un cartone che è arrivato in Italia nel 1980. Il suo nome è Judo, ma come sempre ragazzi, mi raccomando. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate anche la campanellina in modo tale da non perdervi nessun contenuto prossimo. Lasciate un bel like perché non fa mai male e fa condividere il più possibile il mio video. E magari sotto nei commenti scrivetevi cosa ne pensate del cartone animato, se l'avete mai visto, se siete incuriositi, insomma, fatemi sapere quello che volete. Judo Boy. Cartone animato giapponese ideato e creato in patria il 2 aprile del 1969. È arrivato tardissimo in Italia dopo ben 11 anni, nel 1980, chiaramente trasmesso nelle TV locali. Una sola stagione per questo cartone fatta da 26 episodi. Il protagonista si chiama Sanshiro Kurenai, ragazzo che pratica lo judo. L'avventura parte dal momento in cui il padre, maestro di judo, nonché possessore di una palestra rinomata nel paese, viene misteriosamente assassinato. E da lì, insomma, parte questa incredibile avventura di Sanshiro che lo porterà chiaramente a scoprire chi è il killer del padre. Ragazzi, un cartone animato molto interessante, molto probabilmente non ha avuto quell'impatto iniziale, visto che la sua arrivo in Italia è stato praticamente dopo più di 10 anni, però è un cartone che a mio modo di vedere è interessante e va visto assolutamente. Chiaramente, ragazzi, prima di finire il video vi lascio ad alcune immagini del cartone animato e alla sigla principale. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!